Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro oggi del 4 marzo e vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Secondo voi quali sono i temi fondamentali della giornata? Ovviamente il tema fondamentale della giornata, le prime 15 pagine dei giornali sono dedicate al coronavirus. Non si parla d'altro. Devo dire che questo poi non ti fa sì che ovviamente ci sia una specie di, come possiamo dire, dramma collettivo mostruoso? Un minuto fa ho appena rinunciato a una presentazione del mio libro a Napoli. Mezz'ora fa la mia presentazione del libro a Brescia e mi hanno mandato mezz'ora fa una foto di Italo, che è il treno che va da Roma a Milano, una carrozza completamente vuota. Insomma, quando voi vedete quello che sta succedendo nel mondo, capisco anche la preoccupazione. Oggi i giornali parlano di questo signore di 61 anni che si occupava dei malati di Alzheimer, che nel giro di una settimana è stato portato via da questo virus e quindi vi è all'interno, voglio dire, anche del nostro sentimento collettivo una paura molto mostruosa. Susanna, buongiorno, sì, vedo tutti quanti voi che vi siete collegati in questo momento, quindi avremo molti di questi collegamenti internet e pochi rapporti umani, come ha deciso un decreto del governo ieri, nuove regole. Le nuove regole sono molto semplici, le persone devono stare a un metro di distanza l'uno dall'altro, bisogna evitare di scambiarsi, di darsi la mano e non bisogna darsi baci, c'è una specie di inferno, quello in cui staremo secondo queste regole, vivremo nelle prossime settimane, un inferno che è giustificato dal rischio che questo virus si espanda, e se questo virus si espande sapete bene qual è il problema, cioè quello che non siamo in grado di poter affrontare tutte le terapie intensive che alcune di queste patologie, in alcuni di questi casi porta il virus. Poi ci sono le cose come al solito ridicole sui giornali. Oggi la più ridicola è l'intervista a Gentiloni, il nostro commissario europeo, quello che il weekend non lavora, per intendersi dice l'Europa, non l'Italia, non sarà lasciata sola. Che cosa voglia dire l'Italia non sarà lasciata sola? Sarebbe bene capirlo, un po' come il pezzo di Saviano di cui parleremo tra poco. Ma che vuol dire l'Italia non sarà lasciata sola? Io vi vorrei segnalare una cosa, ad esempio, che se dicessero che l'Italia può arrivare al 2,4% di deficit, non è che l'Europa ci sta facendo una gentile concessione. Siamo noi che stiamo mettendo debiti sui nostri figli, chiaro? Cioè stiamo tassando di più le future generazioni, cioè non è che l'Europa prende dei soldi dell'Europa, crea dei soldi dell'Europa e ce li dà. Se non ci lasci sola, io vorrei capire che cosa voglia dire. Intanto dal punto di vista politico, secondo le indiscrezioni, cioè sul Messaggero, non solo sul Messaggero, starebbero pensando di rinviare, cioè in questo clima in cui tutto è fermo, non ci si dà i baci, non ci si sta a un metro di distanza, pensate un po' voi se si possono fare le consultazioni politiche, quindi referendum non per la riduzione dei parlamentari dovrebbe essere cancellata, quella del 29 marzo, vedremo quando ce lo diranno, ma questo è la sensazione. Dal punto di vista economico poi i giornali, diciamo, del centrodestra picchiano come dei fabbri e dicono ragazzi, ma così non basta, ma che cosa servono 3,9 miliardi di euro? Tra l'altro tutti i giornali fanno gli specchietti su come verranno dati, come non verranno dati, devono dimostrare la riduzione del fatturato. Stiamo sicuramente nella solita questione italiana per cui fanno delle leggi che poi nessuno di noi riuscirà ad adottare. Io ho perso un sacco di fatturato, si parla l'ICET, ma chiunque vicino a me ha perso un sacco di fatturato. Il Quotidiano Nazionale dice il turismo è in ginocchio, insomma è evidente che il danno economico che c'ha l'Italia non si risolve attraverso 3,9 miliardi di euro stabiliti da un decreto, ma attraverso, qualcuno l'ha scritto, un vero e proprio cambiamento rivoluzionario del modo di fare. Potrebbe venire anche qualcosa di positivo da questo coronavirus se cambiamo completamente le idee di come possiamo dire, di operatività di questo paese, se facciamo 100 ponti Morandi in 6 mesi, in un anno, come stiamo facendo col Ponte Morandi, se buttiamo nel cesso, come qualcuno dice, il codice degli appalti, altro che piccoli, no, aiuti da dimostrare con la carta bollata, è ridotto il fatturato, tutte cazzate che questi ministri, che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro, come molto spesso i ministri hanno fatto, pensano di fare per aiutare invece le imprese che sanno cosa vuol dire. Quando un treno come quello di oggi tra Roma e Milano è vuoto, quella roba lì come la quantifichi? Come lo aiuti? Ma non Italo, che chi se ne frega, Italo e Ferrovie dello Stato, che non risparmia sufficientemente l'aria, ma il bar, il taxi, il professionista, il giornalista, la società di servizi, cioè si sta fermando l'Italia, non solo l'Italia, nel resto del mondo le cose non è che vanno meglio.
Oggi i giornali titolano tutti sulla Fed, cioè la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Americana, insomma è l'omologa della BCE, che ha ridotto i tassi di interesse tra l'1 e l'1,25%, sono i tassi di interesse americani. E qui il commento più giusto lo fa secondo me il Wall Street Journal, pagina 2, dice che questa roba è tutto inutile per due motivi, perché non è che la riduzione dei tassi di interesse da parte della Fed aiuta le aziende americane a rifornirsi dei prodotti che oggi non le arrivano, perché questo è il grande problema della cosiddetta supply chain, cioè che se io ho un prodotto che mi deriva dalla Cina e non mi arriva e quindi non posso vendere il prodotto finito, non è che la riduzione dei tassi della Fed aiuta, non serve assolutamente nulla. L'altra questione che dice il Wall Street Journal, i tassi sono già talmente bassi che se il cavallo non beve è difficile spingerlo a bere. Questo è il principio della riduzione dei tassi inutili, tant'è che ieri il mercato americano, dopo che ha ridotto i tassi, si è un po' alzato e poi Wall Street è calata brutalmente. Ci sono due questioni che riguardano poi le elezioni, il mondo diciamo ancora va avanti in America e in Israele. In Israele rivince, oggi ne parla molto bene Cazzullo sul Corriere della Sera, Benjamin Netanyahu, terzo voto in un anno per arrivare a una maggioranza che comunque Netanyahu non ha conquistato, perché è molto frammentato il Parlamento israeliano, ma è a due passi, a due voti dalla maggioranza assoluta, e comunque è, come possiamo dire, sono 25 anni che il partito conservatore di Netanyahu e Netanyahu stesso vince, nonostante tutto quello che provano a fargli. La descrizione dei giornali italiani su Netanyahu è quella di una specie di delinquente, cosa che ovviamente non è, ma così lo descriviamo. E quindi molto interessante per chi è appassionato, ne ha parlato Sfaradi sul mio sito, la questione delle elezioni in Israele. Invece il Super Tuesday per la decisione di chi sarà il concorrente di Trump nel Partito Democratico vede uno tsunami, come dice oggi Repubblica, sul sito di Repubblica, avvenire ieri notte, e cioè che Biden, il vicepresidente, l'ex vicepresidente, riesce a fottere il socialista Sanders contro ogni previsione. Dovrebbe avere un numero di delegati superiore a tutti gli altri, e soprattutto la cosa straordinaria, il Super Tuesday certifica l'inesistenza, nonostante la spesa di 500 milioni di dollari, del candidato Bloomberg, che ha speso un sacco di soldi ma non ha convinto nessuno. E andiamo sulle questioncelle di casa nostra. Le sardine fantastiche, ma io sono appassionato alle sardine. Che cosa hanno combinato le sardine? Hanno epurato un'altra loro, diciamo, componente, quella di Catania, dopo Napoli, dopo Gongo a Roma, adesso fanno fuori anche i catanesi. Devo dire che finiranno non nella farsa ma nella tragedia queste sardine. Mentre invece ho letto, perché avevo tempo questa mattina e quindi ve lo propongo, ve lo spropongo, la pagina intera dedicata da Repubblica a Saviano. La cosa mi interessava perché riguardava l'omicidio del ragazzo, l'assassinio, la morte del ragazzo, del rapinatore Ugo, ucciso da un carabiniere perché gli avevano puntato la pistola alla tempia, e il carabiniere, dopo essersi qualificato, spara e lo uccide. Poi la questione l'avete seguita anche a Quarta Repubblica, ma la cosa straordinaria è che io leggo una pagina intera di Repubblica scritta da Saviano e non dice assolutamente nulla. Era un po' che non leggevo Saviano, ma non dice assolutamente nulla. È una cosa fantastica, inchiostro buttato nel cesso, se non una cosa che peraltro neanche racconta bene, e cioè che tutti noi saremmo responsabili della morte di Ugo. Adesso io francamente non mi sento responsabile della morte di Ugo, forse lo si sente Saviano, ma io non mi sento responsabile della morte di Ugo affatto. Mi dispiace che una giovane vita cessi di esistere in questo paese, ma non mi sento responsabile della situazione in cui si è trovato Ugo. Mi spiace, ma è quello che senza ipocrisia mi viene da dire a tutti quanti voi. In più, l'ultima questione, la nota oggi, secondo me Borgonovo, ma non solo lui, perché questa storia di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, che si prende un elicottero, ci sono tutte le foto, e va sul confino di Grecia e Turchia e dice: bravo presidente, premier greco, che stai evitando l'invasione da parte dei turchi, non dei turchi ma dei clandestini, non clandestini perché non si può dire più, di coloro che sono stati isolati nei campi di concentramento, diciamo così, turchi. Insomma, Ursula per una volta diventa salvata, dice Borgonovo, perché è molto strano che citi e premi un premier che non fa invadere il suo paese, quindi l'Europa, da parte dei siriani, e dall'altra parte invece chieda i porti aperti. Insomma, bisogna
Qua c'è il solito deficiente, ma che gridi, ma che gridi, io faccio come cazzo mi pare, io grido quanto mi pare, sei un cretino, sei un deficiente, non vuoi stare qua? Io non c'ho bisogno di gridare, c'ho bisogno di dirti vattene, vattene, ma che gridi, io parlo come mi pare, posso fare come cazzo mi pare, almeno nella mia zuppa, posso farlo, posso farlo? Bene, l'ho fatto, e con questo spero che questi cretini che dicono che non devo gridare, io grido quanto mi pare, almeno qua faccio come cazzo mi pare, chiaro? Ciao.